Buon pomeriggio dallo stadio Riviera delle Palme per la seconda gara consecutiva. Lo stadio è deserto, è vuoto, presenti solo i giornalisti. Più termina il minuto di raccoglimento in ricordo dell'olimpionico velocista di origini pugliesi. E allora diamo il tour anche della formazione del Termoli. Il Termoli che ha un ex, infatti c'è William Bordi che gioca con la formazione molisana. Una curiosità, Bordi quest'anno ha giocato due volte contro la San Benedettese, due volte qui al Riviera delle Palme, perché ha iniziato la stagione nella Miternina e ha giocato qui a San Benedetto nella vittoria sorprendente della Miternina alla seconda giornata di campionato, Miternina che espugnò il campo per 1-0, il Riviera delle Palme. Oggi rigioca contro la Samb, però non è più nella Miternina ma nel Termoli, cioè ci si è trasferito a gennaio. Ed allora è di nuovo contro la Samb, il Termoli che schiera in bimbo tra i pali, Viteritti come terzino destro, Di Mercurio come terzino sinistro, poi Fusaro, Cianni e Maglione, Bordi, Falco, Miani, D'Angelo e Bartolini. Un attacco composto da Bartolini e Miani, davvero un attacco importante per la categoria. 3-5-2 il modulo scelto dal mister molisano Domenico Giacomarro. 4-3-3 per la Samb, consueto, con Santoni a destra nel tridente d'attacco, Napolano a sinistra e Pazzi centrale. La Samb in possesso di palla con Scartozzi. Primi 5 minuti sembra studiare la situazione, ora Pazzi all'interno dell'area di rigore, Pazzi arriva sul fondo, scarica fuori per Santoni, Santoni carica al sinistro, posizione di Pazzi irregolare, Pazzi in area, dal fondo guadagna calcio d'angolo, ci sono tantissimi attaccanti, Pazzi, Scartozzi, bella l'apertura per Napolano, c'è il sole che lo disturba, Napolano riesce ugualmente a mettere il pallone a terra, va a puntare Viteritti, raddoppio di Bordi, palla fuori per Forgione che mette dentro, peccato. Carpani cerca Napolano sul secondo palo, il pallone è imprendibile. Pazzi, Forgione, sale Gibo, viene servito. Gibo contro Bordi, va Gibo, mette il pallone dentro, Pazzi, Pazzi, sbaglia il passaggio per Santoni, si mette le mani nei capelli. Forgione, Napolano, lancio per Santoni, splendido Santoni, il destro di Santoni, la palla che termina sul fondo, ancora per Gianni, Gibo, Forgione, a spazio Forgione, mette il pallone per la profondità di Pazzi, Pazzi in area, Pazzi, viene fermato in calcio d'angolo, aveva cercato la finta Pazzi e ha rischiato qualcosina il capitano del Termoli, anzi non è il capitano ma è Maglione, occhio al cross, palla sul secondo palo e la palla sul colpo di testa di Pazzi che termina sopra la traversa. Rallenta per un attimo il ritmo il Termoli, qui bene Gianni sbaglia qui, attenzione, meno male Barbetta, Gianni ha perso il tempo, carica per Bordi centralmente, per D'Angelo, il velo di D'Angelo per Di Mercurio, palla messa dentro, attenzione al destro di Viteritti, una deviazione, palla sul fondo, brivido, grande occasione per il Termoli. Napolano messo giù da Viteritti, Napolano batte subito a cercare Pazzi, l'idea non è male, Pazzi, Pazzi, esce il portiere in bimbo, dove si valuteranno meglio le condizioni del giocatore abruzzese. Attenzione, la palla dentro, Miani, e Gianni che la devia al pallone che finisce in calcio d'angolo. Va Santoni, c'è Pazzi che non ci arriva per un soffio, peccato. Finisce qui il primo tempo, 0-0, poche occasioni da gol, squadre contratte, c'è tanta paura di perdere qui a Riviera delle Palme. Squadre che tornano negli spogliatoi, noi ci sentiamo tra poco per il secondo tempo qui dal Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto. Tutto è pronto per i secondi 45 minuti con un cambio. Primo della partita nelle file della San Benedettese, perché come vi avevamo detto in finale di primo tempo Scartozzi si è fatto male, il problema è la coscia che si è dunque riacutizzato, entra Puglia al suo posto. Allora vedremo adesso Palladini come cosa avrà detto i suoi ragazzi.
forse si cambia, forse si passa il 4-4-2, vediamo. Non ci resta che attendere e vedere la disposizione in campo dopo il fischio dell'arbitro. Signor Vincenzo Fiorini, della sezione di Frosinone, coadiuvato da Roberta De Meo di Formia e da Alessandro Cipressa di Lecce. Eh sì, sembra un 4-2-3-1 più che 4-4-2, o comunque siamo lì. Napolano, vediamo se si accende Remida per Santoni. Santoni in area, mette sul secondo palo, Puglia, e il pallone sul fondo, c'è una deviazione, sarà calcio d'angolo. Cianni, poco più di un quarto d'ora al termine, attenzione a D'Angelo, D'Angelo contro Barbetta e il Termoli è in vantaggio. Non è arrivato il cambio da parte della Samb, una Samb che stava soffrendo davanti. È arrivato il gol di D'Angelo su una disattenzione della difesa, ma l'impressione, ripetiamo, è che davanti la Samb aveva bisogno di un aiuto. Carpani, Carminucci, pallone a cercare Sciba che controlla bene, è in area, si gira, finte di Sciba, mette dentro, poi Puglia viene colpito, calcio di rigore, calcio di rigore, calcio di rigore per la Samb, minuto 88. La rincorsa di Napolano, Passettini, Napolano, 1-1, una partita brutta di Napolano, un gol fondamentale per la Samb, 1-1. La Samb è ancora viva, la Samb è ancora viva. Se ne va Napolano, taglio di Puglia, lo vede Napolano, un fallaccio, e se ne deve andare sotto la doccia, è giusto così. Bordi, mi dispiace, è un ex, gli vogliamo bene, ma ha fatto un fallaccio in questo caso, se ne va sotto la doccia meritatamente. Palla dentro, il colpo di testa, e il pallone se lo ritrova lì il portiere, c'era anche un fallo fisico. E l'arbitro infatti fischia qui, addirittura con 10 secondi di anticipo. 1-1, peccato, davvero peccato, perché la Samba ha preso un gol in maniera stupida su una ripartenza del Termoli e poi è arrivato il pareggio in extremis sul calcio di rigore. Ora momenti di tensione nel finale. La Samba che deve ritrovare la giusta grinta, la giusta soprattutto unione lì davanti, perché oggi nel secondo tempo gli attaccanti della Samba insomma spesso hanno battibeccato piuttosto che giocare al calcio, e questo diciamo che non va bene, anzi sicuramente non va bene. Quindi ragazzi, uniti e compatti, giovedì si gioca a Civitanova, un'altra partita fondamentale allo stadio Riviera delle Palme. È tutto, allora ribadiamo, il Termoli in vantaggio con D'Angelo e il pareggio nel finale di Napolano su calcio di rigore. Un saluto dal Riviera delle Palme, appuntamento a giovedì dal Polisportivo di Civitanova. Ricordiamo, si gioca di giovedì, la 29esima giornata del campionato di Serie D, girone F.